C'è la quasi certezza che Serena si trovasse nella caserma dei carabinieri di Arce e al 98% è lì che fu aggredita. Questa è la conclusione a cui sono giunti i consulenti dei familiari di Serena Mollicone, la giovane originaria di Arce, Frosinone, che scomparve il 1 giugno del 2001 e fu ritrovata senza vita 2 giorni dopo nel bosco di Anitrella, a 8 km dalla sua città natale. Attualmente si sta svolgendo il processo di secondo grado per indagare sulla sua morte. Tra gli imputati che sono stati assolti in primo grado e ora si trovano sul banco degli imputati, figurano l'ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, suo figlio Marco e la moglie Anna Maria, accusati di concorso in omicidio. Inoltre, il sottufficiale Vincenzo Quatrale e il carabiniere Francesco Soprano sono coinvolti nel procedimento. Franco Mottola è accusato anche di concorso in omicidio e istigazione al suicidio del collega Santino Tuzzi, mentre Quatrale è imputato di favoreggiamento. Come già accaduto nel primo processo, anche davanti alla Corte d'Appello di Roma, l'esito della situazione sembra dipendere in gran parte dalle perizie presentate. Per l'ex comandante del RIS di Parma, il generale Luciano Garofano, consulente della difesa di Guglielmo Mollicone, padre della vittima scomparsa, e di Antonio Mollicone, lo zio, è categorico nell'affermare che l'omicidio della giovane è avvenuto nella caserma, ritenendolo un fatto indiscutibile e matematico. Utilizzando il teorema di Bayes, un metodo che calcola la probabilità che una causa si manifesti dato l'effetto finale, l'esperto ha concluso che l'impatto con la porta della caserma è compatibile al 95% e che al 98% Serena fu aggredita proprio all'interno della caserma, un luogo che dovrebbe essere il più sicuro per un cittadino. Durante la sua deposizione in aula, la criminologa Roberta Bruzzone, consulente di Armida Mollicone, zia della vittima, ha esposto con determinazione le ragioni per cui ritiene che la studentessa di Arce sia morta all'interno della caserma e non nel luogo in cui è stato ritrovato il suo cadavere. La sua testimonianza aggiunge ulteriori elementi alla comprensione del contesto e delle circostanze che circondano la tragica vicenda. Volevano farla ritrovare vicino al luogo dell'ultimo avvistamento. Questa, secondo me, era l'ipotesi del depistaggio. Serena non può essere morta nel bosco di Fonte Cupa. Se così fosse stato, quale sarebbe stata la necessità di avvolgerle il capo in una busta di plastica? A supporto di questa tesi emerge, innanzitutto, la testimonianza del brigadiere Santino Tuzzi. Anni dopo l'omicidio della giovane, Tuzzi rivelò di aver visto Serena entrare in caserma il 1 giugno, ma di non averla più vista uscire. Tuttavia, l'uomo si suicidò nel 2008, poco prima di un confronto con il principale imputato, Marco Mottola, suo superiore. Nel corso del processo è stata presentata la trascrizione della sua testimonianza, la quale, tuttavia, non ha retto in prima istanza, essendo stata definita contraddittoria e considerando anche il cambio di versione del carabiniere. Con la caduta della testimonianza di Tuzzi, si è verificato un crollo dell'intera imputazione. Rimane aperto il dubbio che da oltre 15 anni tormenta i familiari di Tuzzi. Se la sua morte è in qualche modo legata alla confessione di ciò che sapeva sul caso Mollicone, potrebbe aver rappresentato un peso insopportabile, spingendolo a scegliere la morte piuttosto che rivelare la verità. Durante l'ultima udienza, il medico legale di uno degli imputati, il professore Saverio Potenza, intervenuto in aula, ha escluso che l'arma del delitto possa essere la porta della caserma di Arce, poiché il punto in cui risulta rotta non è compatibile con la statura di Serena. Potenza ha anche fissato un'ora del decesso differente, situandola tra le 24 e le 36 ore precedenti al ritrovamento del corpo. Come previsto, si è scatenata una battaglia di perizie tra accusa e difesa. In udienze precedenti, l'accusa ha presentato la relazione della biologa Elena Pilli, consulente di botanica della Procura di Cassino, che sosteneva che i frammenti di legno della porta della caserma dei carabinieri sono sovrapponibili con i frammenti dello stesso materiale trovati attaccati ai nastri che bloccavano la testa di Serena.
Inoltre, la testimonianza del carrozziere Carmine Belli, inizialmente citato come testimone e poi ingiustamente arrestato per il delitto, ha suscitato interrogativi. Belli, durante la sua deposizione, raccontò di aver visto Serena litigare con un ragazzo biondo in un bar vicino alla caserma di Arce, poco prima della scomparsa. Secondo l'accusa, il ragazzo biondo era Marco Mottola, attualmente imputato nel processo e considerato l'autore materiale dell'omicidio di Serena. Marco aveva dei ciuffi biondi che, secondo un testimone, scomparvero dopo il funerale della vittima. Con le udienze che si avvicinano alla fase finale, la sentenza è imminente. Tuttavia emerge un punto di accordo tra accusa e difesa. Entrambe concordano sul fatto che Serena morì per asfissia e fu ritrovata il 3 giugno legata e imbavagliata nel bosco di Fontecupa. L'avvocato della famiglia Mottola, Francesco Germani, ha commentato questo punto comune tra le parti. La tesi difensiva continua a mantenere la sua importanza. Nemmeno oggi sono usciti elementi nuovi rispetto al processo di primo grado. Ma chi potrebbe aver ucciso Serena e per quale motivo?